E vogliamo parlare dunque di istruzione. 4 milioni di italiani hanno abbandonato gli studi senza raggiungere il diploma, altri 5 senza terminare l'università. Sono alcuni dei temi contenuti nel rapporto PLUS 2022 che verrà presentato il 7 marzo, domani, presso l'auditorium dell'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche. Noi abbiamo in collegamento questa mattina il responsabile dell'INAP Plus che si è occupato appunto di questa ricerca, Emiliano Mandrone. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Da questi primi dati emerge sicuramente un fatto incontrovertibile. Esiste in atto una vera e propria fuga dalla scuola. Sì, dunque, vi rubo 30 secondi. Noi abbiamo il 40% di persone che hanno soltanto la scuola media e il 40% di persone che hanno soltanto il diploma. Stiamo parlando di persone che hanno tra i 18 e i 64 anni. Che cosa emerge da questi numeri? Emerge che c'è una certa difficoltà nel nostro tessuto sociale ad arricchire il capitale umano. E negli anni, con molte riforme, con molte strategie nuove, sono aumentati i giovani laureati, sono circa un terzo ormai tra laureati e post laurea. Però in generale la base, la forza lavoro di cui dispone il paese è una forza lavoro che ha ancora un livello di istruzione relativamente basso. E questo livello di istruzione relativamente basso è frutto di varie dinamiche. Sostanzialmente c'è una normale selezione, ovviamente più si sale di livello al diploma e poi all'università, maggiore la selezione, però dall'altro lato c'è anche un problema di dispersione, cioè molte di queste persone magari hanno lasciato la scuola superiore o l'università per difficoltà magari non proprio negli studi, perché hanno avuto bisogno di lavorare con più urgenza, oppure hanno avuto delle altre difficoltà, o magari sono arrivati con delle fragilità pregresse, quindi magari noi andiamo a registrare delle debolezze nelle scuole superiori che però in realtà si sono formati negli anni stratificandosi. Quindi quello che emerge dalle rilevazioni che abbiamo condotto in questo volume a cura mio di Francesca Bergamante, responsabile dell'indagine, che quello che emerge è proprio questo, cioè c'è tutto sommato ancora un livello piuttosto basso di istruzione. Poi siamo tutti a conoscenza del fatto che l'istruzione formale è solo una parte della conoscenza che si forma l'individuo e che può spendere sul mercato del lavoro. Però rispetto agli altri paesi, il nostro livello di persone con un'istruzione superiore è ancora troppo basso, nonostante questi incrementi che da alcuni decenni stanno portando, come dire, risultati importanti. Poi, se vuole, parliamo della Sì, differenza sicuramente tra. entriamo anche nel merito appunto dei dati, quindi un aspetto un po' più tecnico, ma che è importante sottolineare proprio per comprendere appieno la portata di questi elementi. Intanto però da quello che ci ha detto fin qui è importante sottolineare un aspetto che già di per sé fa preoccupare, ma se poi lo rapportiamo in uno spettro più ampio, qual è quello della situazione in Europa, davvero capiamo che c'è da preoccuparsi. Ecco, i dati che non stanno al passo con la media europea, cosa significa? In Europa sono più bravi di noi a scuola? Beh, dunque, qui c'è un grosso problema anche di allineamento, perché come sapete il nostro modello scolastico ha delle peculiarità piuttosto forti, quindi noi abbiamo anche molta cultura generale rispetto ad altri paesi che invece fanno tipi di studi un po' più tecnici, un pochino meno di ampio respiro. I nostri laureati sono tra i migliori al mondo, hanno performance eccezionali nelle migliori università del mondo. L'Italia non ha problemi di eccellenza, l'Italia ha problemi di media, cioè il nostro problema è che serve una diffusa competenza, una diffusa conoscenza. E quindi non vorrei far passare l'idea che il nostro sistema scolastico non funziona o è preferibile un altro modello scolastico. Il nostro modello scolastico ha grandi qualità, appunto produce eccellenze rinomate in tutto il mondo, ma purtroppo produce una selezione che a volte è selezione, a volte è dispersione, che invece si può in qualche modo tentare di arginare e migliorare per avere performance per una fetta della popolazione molto più ampia. È un po' questa la Infatti. questione, perché il sottotitolo del nostro
rapporto è governare la complessità del lavoro. Governare la complessità del lavoro e della società e dell'economia, ma anche proprio delle scelte familiari. È difficile calcolare un mutuo, è difficile calcolare la velocità con cui si ferma un'automobile, è complesso leggere un documento giuridico, un atto notarile. Quello che vogliamo in qualche modo far capire è che dobbiamo prepararci ad un mondo estremamente complicato. Ecco, Il mondo di ieri era più semplice certo, è e tra gli quindi l'istruzione elementi, basta, andrà bene. che risaltano c'è quello della casualità del lavoro che poi, a dispetto di quello che può essere un percorso di studi, molto spesso non sfocia nel proprio indirizzo. Sì, il mismatch, cioè la differenza tra le abilità possedute dal lavoratore e quelle richieste dal datore di lavoro, o comunque le caratteristiche del posto di lavoro. Anche su questo si può fare sicuramente molto, orientamento tempestivo, formazione di secondo livello per orientare meglio le persone, per dargli quella carta in più da giocare. E poi anche sul versante delle imprese serve una domanda di lavoro qualificata, perché se noi produciamo un tot di laureati, adesso iniziamo a produrre molti laureati, è anche necessario che lo Stato, che il governo, che l'economia, che il sistema produca altrettanti posti per quel tipo di figure. Poi su quello che è le materie scientifiche, piuttosto che le materie classiche, anche lì il dibattito è estremamente complesso ed estremamente variegato. Sicuramente il fabbisogno di tecnici di elevate competenze in un mondo tecnologicamente molto avanzato, con un impatto della dimensione digitale, della dimensione tecnologica così grande, è necessario. Però è anche vero che siamo un paese molto particolare, abbiamo il patrimonio classico più importante del pianeta, quindi è anche vero di non marchiare come lauree di serie A o di serie B. Diventano di serie B quando non c'è un adeguato sistema che gli dà il giusto valore. E poi ripeto, bisogna lavorare prestissimo, veramente, addirittura prima dell'inizio delle elementari, per ridurre una serie di bias, di selezioni sistematiche tra i ragazzini e le ragazzine, tra le famiglie ricche e le famiglie povere, tra certe aree sociali e certi ambienti, certi territori. Cioè, gran parte di questi infelici numeri che portano 4 milioni di persone a non concludere il diploma e 5 milioni di persone a non concludere il corso di laurea, e in realtà le loro cause, le loro, come dire, soluzioni probabilmente partono molti anni prima. Parliamo di fasce d'età molto giovani sulle quali intervenire, o per meglio dire, intervenire sulle politiche che possano, ecco, dare in qualche modo la possibilità a tutti di affrontare il proprio percorso di studi con la certezza di avere un indirizzo ben definito. Ma c'è anche un dato che emerge relativamente a persone adulte, gli over 50 occupati. Ecco, su questo cosa ci può dire? Noi siamo un paese che ha fatto riforme previdenziali importanti, quindi è naturale che le persone di età più avanzata resteranno per parecchio tempo ancora nel mercato del lavoro. Quindi un sessantenne, un 65enne non può pensare di abbandonare, diciamo, la sua costante attenzione al capitale umano, al proprio capitale umano. Deve continuare ad aggiornarsi con la formazione, con lo studio e con l'affiancamento, perché abbiamo 3 volte più occupati nella fascia over 60 rispetto agli under 30, perché gli under 30 tra laurea o il diploma, esperienze, contratti atipici, transizioni lenti tra la scuola e il lavoro, qualche errore di collocazione o qualche brutta esperienza, alla fine fanno fatica a trovare una collocazione prima dei 30 anni. E invece abbiamo poi persone che a 60, 63, 67 anni ancora hanno dei ruoli importanti, e per essere pronti e per essere ancora adeguati è necessario fare una sorta di tagliando, di costante manutenzione delle proprie competenze. Quindi anche loro hanno bisogno di una formazione rapida, magari da distanza, che si possa fare nei ritagli di tempo, ma che gli dia qualche carta da giocarsi anche in un mondo che, come dire, cambia, ma loro non possono far finta di nulla, perché purtroppo sono ancora per qualche anno al suo interno. Ecco, in conclusione abbiamo dato appunto in linea generale, ma credo esaustiva, quella che è la situazione in ambito scolastico e formativo in Italia. Il vostro istituto si occupa appunto dell'analisi
dell'indagine di questi importanti aspetti, ma per sintetizzare anche appunto questo lavoro, quale può essere l'indirizzo, il suggerimento per le istituzioni da questi dati? Beh, diciamo che un po' in tutto il mondo, in tutte le analisi, in tutte le ricerche, in tutte le strategie politiche vincenti, quello che emerge è che più risorse si danno alla scuola e meglio è. Ogni euro speso, per dare un'abilità, una capacità, una possibilità in più a un ragazzo o ad una ragazza sono soldi molto ben spesi. Torneranno indietro, tramite cittadini, tramite elettori, tramite utenti, tramite lavoratori. Tramite persone con una capacità di stare al mondo e di comprendere un mondo che cambia, che è impagabile. E avere persone di... Io non voglio dire che chi non ha un titolo di studio ha, come dire, uno stigma per cui una persona è meno affidabile o meno brava, assolutamente no. Però nel tempo c'è stato anche un processo inflattivo, cioè essere ragionieri negli anni 50 è come avere una laurea in economia negli anni 90 e un dottorato oggi, cioè il livello formale di quantità di informazioni che ormai ci servono e che comunque sono in qualche modo una base importante per avere una forza lavoro e una cittadinanza di qualità, ormai si sono elevati. Quindi indubbiamente le esperienze, la vita, il carisma, le soft skills e tutte queste interpretazioni extra mondo della scuola o dell'istruzione sono importanti, però la base sempre rimane una scuola che sia inclusiva, una scuola che sia di qualità, che invogli i ragazzi a partecipare, perché il problema non sono i ragazzi che vanno bene e che vengono da famiglie strutturate, il problema sono proprio i ragazzi e le ragazze che vengono da famiglie che hanno invece una scarsa attenzione o che hanno dei problemi importanti. Ecco, questi ragazzi, che sono tanti, aiutarli con veramente risorse tutto sommato relativamente piccole rispetto alle spese che il paese sta affrontando su altri ambiti, ha un ritorno straordinario, perché poi per tutta la vita rimangono persone con una marcia in più, o perlomeno che non hanno un freno a mano tirato. Ecco, questo è importante sottolinearlo. Io ringrazio Emiliano Mandrone per averci dato l'opportunità quest'oggi di anticipare questi dati importanti, con l'auspicio magari di ritrovarci in futuro per parlare anche delle altre indagini, delle altre attività del vostro istituto. Grazie e buon lavoro. Grazie, volentieri, arrivederci. Ci fermiamo per qualche minuto e poi ci trasferiremo in Iran, almeno idealmente, per parlare con Amnesty International della situazione delle donne in quella regione molto, molto difficile.